Grazie Sindaco, grazie Piero. Di solito si dice che nei musei si guarda il passato. Vorrei dire che qui siamo di fronte a un museo che ci aiuta a guardare il futuro di Torino, ma anche, vorrei dire, il futuro dell'Italia. La visita a Torino nasce, non è la prima che io faccio nella veste di Presidente del Consiglio, con Piero abbiamo partecipato a diverse iniziative, a visite negli stabilimenti della Fiat Chrysler, all'università, in vari momenti, anche in alcuni casi di iniziative elettorali lo scorso anno, quindi non è la prima volta che come Presidente del Consiglio visito la vostra città. Ma in questo momento, cogliendo l'occasione di un momento per noi molto importante, anche nella vita quotidiana del governo, mi è parso opportuno e giusto venire a ringraziare Evelina, a ringraziare il direttore Greco per quello che hanno fatto. Per i numeri, noi siamo convinti che questo museo potrà superare il milione di visitatori in un anno, che quindi lo inserisce il dato nella parte molto alta della classifica nazionale, e dimostra che la cultura è uno settore non da lasciare soltanto agli addetti ai lavori, che pure sono bravissimi e fanno benissimo il loro lavoro, ma deve essere un elemento costitutivo, l'identità del futuro del Paese. Lo vedete semplicemente girando per il museo, lo vedete girando per Torino. Rendo omaggio a questa città che 20 anni fa nessuno avrebbe immaginato come una capitale culturale, lo dico con tutto il rispetto, ma 20 anni fa Torino nel racconto italiano era tutto tranne che la capitale culturale, era la prima capitale del paese, la capitale, una delle capitali industriali, la capitale dell'automotive. Non rinuncia a questa funzione, questo è molto importante, ed è straordinariamente significativo che la qualità del lavoro nel settore industriale e tradizionale, comunque con tutte le trasformazioni che avete e che abbiamo conosciuto, va avanti. Ma è anche una città che ha saputo ripensare se stesso. Passando in macchina, Piero mi ha fatto vedere, ho chiesto: questo è il palco del Papa? No, questo è il palco in cui stasera partono gli eventi di musica classica, 20.000 persone in piazza. Sappiamo quello che è stato nel corso degli anni non soltanto la trasformazione legata a degli eventi su tutto il Salone del Libro, ma anche a iniziative più diffuse e più continuative lungo il periodo, tutto il periodo dell'anno. Domani credo sia l'ultimo giorno di esposizione della Sacra Sindone, che naturalmente è per i credenti qualcosa di diverso rispetto a una semplice esposizione, un evento culturale, ma è comunque un grande appuntamento di richiamo, impreziosito dalla presenza del Papa nei giorni scorsi, ieri e ieri l'altro, e dalla umanità che Francesco ha dimostrato anche in questa occasione, partendo dalla visita all'ospedale per andare a trovare Monsignor Becciu. Bene, io vorrei semplicemente che fosse chiaro che Torino continua a svolgere la funzione di punto di riferimento per il nostro Paese. E Torino ha saputo immaginare il futuro prima di altre città. Torino è anche una città nella quale i fotografi litigano, come è comprensibile e doveroso, come succede anche da altre parti, quindi non credo che ci sia niente da sottolineare come elemento drammatico. E Torino è la città nella quale la cultura diventa un elemento che costituisce non soltanto un pezzo di identità, ma anche crea posti di lavoro. Finisco ringraziando di nuovo Piero, ringraziandolo per la passione, per l'orgoglio, per la tenacia che tutti noi conosciamo, ringraziando Evelina che da oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri riceverà la designazione per guidare l'ENIT. Sono qui anche per questo, per ringraziarla della disponibilità che ha dato. Proporrà il Ministro Franceschini, proporrà la sua nomina nel pomeriggio alla guida dell'Ente Nazionale per il Turismo, e ringrazio tutte e tutti voi. Dicendovi questo, io vengo da un summit complicato sulla Grecia. Adesso abbiamo un Consiglio dei Ministri, prima andiamo a vedere un altro elemento di orgoglio italiano, cioè la funivia sul Monte Bianco. Ieri siamo stati nel cuore dell'Europa, oggi andiamo sulla cima dell'Europa. Però quello che unisce il lavoro svolto dall'Italia, innanzitutto dal Ministro Padoan, ieri, la visita culturale che facciamo oggi, l'omaggio all'innovazione tecnologica a Courmayeur
e poi il lavoro nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri con tanti provvedimenti anche molto significativi e rilevanti, si può sintetizzare con un'espressione: l'orgoglio dell'Italia, che non è più il malato d'Europa, ma è una parte della soluzione ai problemi che noi abbiamo. E se lo è perché riesce a recuperare il proprio passato e a dare nuova linfa e nuova visione per il futuro. Non so se Filippo volevi, se ci sono delle domande legate alla vicenda culturale le prendo volentieri, se invece ci sono domande sul resto le lascio a Sensi a Capiero, non a prendere. Prego. Non mi hanno ancora promosso a portavoce di Piero Fassino, quindi non è del tutto evidente che Piero rappresenta un modello per tanti amministratori e non soltanto amministratori. È un uomo che ha una lunga esperienza politica, che al momento, in un momento chiave, in un momento delicato, in un momento difficile, non soltanto ha accettato di fare il sindaco nella sua città, ma si è sottoposto alle primarie. Io ricordo in quel momento, era un momento anche molto delicato, perché c'era il dibattito, tanto per cambiare, primarie sì, primarie no, si diceva, Fassino, segretario dei DS, fondatore del PD, leader nazionale, più volte ministro, non vorrete mica fargli fare le primarie. Lui decise di sottoporsi alle primarie, ricordo di aver partecipato anche a un paio di eventi con lui in campagna elettorale, lo vidi assolutamente trasformato perché parlava in dialetto con tutte le signore che incontrava, ho detto questo farà un grandissimo risultato, infatti come era ovvio e naturale che fosse così andata. Dopodiché Piero Fassino è un punto di riferimento per tanti di noi, sia a livello territoriale, anche con la guida dell'ANCI, che a livello nazionale. Che cosa deciderà di fare da grande lo deciderà lui e noi saremo al suo fianco con tutto l'affetto e l'amicizia che conoscete. Altre domande sulla cultura? No, perfetto. Vi ringrazio, un applauso e un in bocca al lupo ai dirigenti del museo. Una cosa, questa è la prima fondazione pubblica-privata. Ne è seguita un'altra nella seconda città capitale, ma vi risparmio tutta la storia, diciamo altrettanto bella per non dire di più, ma non posso citare qual è questa città, diciamo che è tra Calenzano e Incisa Valdarno, mettiamola così, poi potete scegliere voi qual è la seconda città che ha fatto una fondazione pubblico-privata, però questo è anche un modello. Noi stiamo insistendo moltissimo sul fatto culturale, lo so che non riusciamo probabilmente a ottenere le aperture domani, ma quando facciamo l'Expo ha come evento chiave i 154 ministri della cultura invitati a Milano. Quando riceviamo i leader nazionali, a partire dalla First Lady, dalla signora Obama la settimana scorsa, partiamo sempre da un luogo della nostra cultura, allora è stato il Cenacolo. Abbiamo scelto di fare il vertice con la Germania, con la cancelliera Merkel, con la signora Merkel, non in un palazzo del potere, ma di fronte al David di Michelangelo. Vorrei che fosse forte l'orgoglio dell'Italia perché questi pezzi di cultura rappresentino non soltanto il nostro passato ma anche il nostro futuro e aggiungo una parte della diplomazia culturale che mai come in questo momento è importante, penso soprattutto ai rapporti con l'Egitto e ai rapporti nella bellissima e devastata terra del Nord Africa. Grazie, complimenti ancora e buon lavoro a Evelina a doppio livello. Beh.